tazzole, le caffè. Oggi parliamo di caffè e tracceremo anche un po' il suo percorso storico con Angelo Forgione. Benvenuto Angelo. Grazie. Angelo è scrittore molto attento a tutto ciò che riguarda la storia appunto di Napoli, questa storia importante, no? Che è giusto ricordare perché molti l'hanno dimenticata, quindi tu ti impegni moltissimo anche attraverso il tuo blog, poi ce ne parlerai tu, di raccontare quanto di straordinario è accaduto in questa importante capitale europea. Angelo ha fatto un lavoro molto interessante nel suo libro Made in Naples, dove appunto racconta cose che nessuno sa sul caffè, su come sia nato il culto, come, quando e come si sia diffuso il culto del caffè a Napoli, perché poi da un po' presentuosetti quali siamo, immaginiamo che siamo stati i primi, i migliori in Italia. Magari gli inventori. Magari gli inventori, ma non è affatto così. Quindi Angelo, raccontaci un po' di chicche storiche sulla bevanda. Beh, già il fatto che in un paese come l'Italia, non solo Napoli, l'Italia dove c'è un culto del caffè così profondo, il fatto che non ci sia questa cultura, questa educazione, la degustazione del caffè che è fatta in maniera secondo me anche molto superficiale, no? Cioè chi beve il caffè lo beve come se fosse un'acqua, una bevanda qualsiasi. Ci in realtà c'è tutto un discorso indietro che non viene approfondito appunto. E quindi mi sembra già questo un punto di partenza per sviscerare un discorso culturale, cioè il fatto che in questo paese ha 300-400 anni dal radicamento di questa tradizione così importante, siamo ancora all'anno zero per quanto riguarda la cultura. Il caffè in realtà è qualcosa che ha rivestito anche i panni di un qualcosa di politico, non solo come approfondimento di quelle che sono le radici e quindi tutto ciò che è l'identità del nostro popolo. Il caffè è qualcosa che è stato anche strumentalizzato per fini politici, quindi questo già ci fa capire che valenza può aver avuto nei secoli scorsi, quando la politica era un qualcosa di diverso rispetto a oggi. Da dove parte tutto questo discorso? Parte chiaramente dall'Arabia. L'Arabia è la zona in cui parte questa diffusione del caffè, la coltivazione di questi chicchi di caffè, che lì si chiamano kawa, che poi vengono esportati. La prima città che importa questi chicchi di caffè è Costantinopoli, oggi Istanbul. Da lì trasmigra attraverso Venezia e quindi si diffonde anche in Italia. Però all'epoca, qua stiamo parlando del 500-600, era una bevanda che veniva utilizzata magari per uso medico, per terapie particolari, insomma si sfruttavano quelle particolari caratteristiche che poi sono diventate anche sì, eccitanti oppure ritembranti, che ha il caffè, ma sì. Certo non era una bevanda da consumare in tranquillità nella quotidianità come si fa oggi. Assolutamente, anzi addirittura la chiesa ostacolava, era demonizzata, era nero assolutamente, veniva chiamato vino d'Arabia, ma era la bevanda del diavolo per la chiesa, quindi consideriamo che insomma questo è un territorio, l'Italia, insomma è un stato pontificio molto condizionato da quella come che... per l'origine geografica, no? Istanbul, la Turchia, esattamente, quindi siamo proprio il nemico musulmano, e qui entriamo proprio alla questione anche politica, certo. Poi arriviamo nel periodo dell'illuminismo, quando il caffè assume un'altra valenza, cioè, proprio queste caratteristiche organolettiche, questa capacità di risvegliare, no? di dare una marcia in più, e quindi questi letterati che avevano bisogno magari di darsi un tono e quindi utilizzavano questa bevanda nell'epoca dell'illuminismo. Napoli, essendo una capitale dell'illuminismo, diventa sicuramente una delle città che fanno del caffè qualcosa di importante, di veramente simbolico, e c'è questa figura particolare che abbiamo a Napoli, quella di Maria Carolina d'Asburgo. Grande personaggio tantissimo, assolutamente, molto diciamo vituperata se vogliamo, non molto amata dalla storia, ma in realtà in un periodo diciamo di tranquillità, di serenità, di governo, è stata una regina che ha fatto molto per tutta l'Europa, insomma, per la cultura occidentale. Vienna è la città che importa, apre dalla Turchia questa bevanda. Assolutamente, no? Ma le caffè house sono viennesi. E essendo Maria Carolina, insomma, una regina asburgica, quindi destinata al trono di Napoli, è lei che ne fa un simbolo politico, perché in quell'epoca lei era in forte contrasto con il primo ministro di Napoli, che era Bernardo Tanucci, il quale era in diretto collegamento con Madrid, e quindi per cercare di svincolare Napoli da questa politica filo spagnola,
e volendo lei affermare la politica filo-asburgica, usa il caffè come simbolo dell'Austria, e quindi Napoli comincia a radicare fortemente questo uso del caffè e a importare anche le caffè house, e poi caffè house che si aprono anche a Napoli. La prima caffè house ha una storia interessantissima, anche un po' divertente, no? C'è del pettegolezzo tra virgolette, come spesso accade. Quindi la prima caffè house che nasce a Napoli nei primissimi dell'Ottocento è Villa Lucia, esatto, giusto, esatto, Angelo? Sì. Che oggi appartiene alla moglie di Emilio Fede, Fede, sì, giusto? Sì, sì. Beata lei. Però è una villa bellissima e anche importante, singolare, il fatto che già nei primissimi dell'Ottocento a questa bevanda sia stata dedicata una villa di tale importanza e bellezza architettonica. Sì, la Caffè House, che poi è una dipendenza della Villa Floridiana, destinata ad abitazione di Ferdinando con la moglie morganatica Lucia Migliaccio, e quindi si stabilisce che in quella villa ci debba essere anche questa Caffè House per gli ospiti. Tutta la corte, insomma, gli ospiti reali devono confluire in quella particolare costruzione che viene fatta in stile neoclassico. E tra l'altro l'architetto è Niccolini, che è poi l'architetto del secondo San Carlo. Se entriamo un po' nello specifico, il San Carlo prima era barocco, poi diventa neoclassico, ed è Niccolini che in quel preciso momento crea l'architettura neoclassica a Napoli e ne fa un particolare esempio proprio in Villa Floridiana, con questa caffè house molto particolare. A me piace sempre ricordare che già alla Reggia di Caserta c'era quello che io chiamo il primo bar, perché ho letto dei racconti di questa nobile donna inglese che venne in visita alla Reggia di Caserta, lei Danny Miller, che viene in un ballo reale, e quindi dopo la cena alla Reggia di Caserta viene invitata insieme agli altri ospiti a recarsi in una sala apposita dove c'è la preparazione del caffè. Quindi lei fa questa descrizione molto particolare di questo bancone dove ci sono questi inservienti in livrea bianca che preparano dietro questo bancone questa speciale bevanda di cui lei aveva sentito parlare ma non aveva mai visto. E la consuma insieme alla regina, se ben ricordo. Esattamente. Giusto, anzi c'è pure onore. Sì, c'è un piccolo qui pro quo, nel senso che lei è un po' emozionata della presenza della regina, si alza e quasi rovescia il caffè sull'abito della regina, e quindi ne fa anche una descrizione molto dettagliata di questo suo imbarazzo. Secondo me quello è il primo bar napoletano, che è proprio un bar reale dentro la Reggia di Caserta. E dopodiché questo caffè ha bisogno anche di una diffusione casalinga, insomma, e Napoli qui diventa veramente capitale, perché la città che sviluppa questo modo di preparare il caffè in casa con la cucumella, questa caffettiera un po' articolata. Quindi diciamo il primato Napoli ce l'ha comunque. Assolutamente. Il mondo del caffè, perché è il primo posto dove il caffè entra nelle case di preparazione domestica. Di preparazione domestica, perché questa particolare caffettiera napoletana in realtà ha un procedimento misto, cioè fa un po' di decozione alla turca, un po' di infusione alla veneziana, quindi praticamente c'è questa divisione del procedimento e si crea questa bevanda fatta in casa. E chi la inventa? La cucumella è fatta da un francese, si chiama Maurice. È una dimostrazione che poi Napoli è centro di grandi confluenze culturali. È chiaro che una città, quando si apre al mondo, diventa un punto importante per la cultura internazionale. Questo è quello che è successo a Napoli fino a un certo periodo, poi la città si è chiusa, ma questo è un altro discorso. Quindi esattamente quando arriva la cucumella nelle case napoletane? La cucumella è intorno al 1820, siamo intorno alla caffè house di cui parlavamo prima, quindi siamo nel pieno periodo del neoclassicismo napoletano, inizio 800. Poi verso la fine del secolo questa caffettiera viene soppiantata dalla moca, la moca che viene creata in Piemonte, da Bialetti, molto più pratica, veloce. E poi il metodo di preparazione è completamente diverso, no? Non viene girata, non c'è necessità di girare la cocumella, ma l'acqua evaporando crea pressione, esatto, e quindi... Esatto, vapore spinge giù l'acqua che risale dal tubicino dell'imbuto. Esatto, e c'è questa infusione dal basso verso l'alto, che poi tira fuori questa bevanda che con questa moca diventa più veloce, ancora più. Chi poi ha rivoluzionato il metodo di preparazione del caffè a casa con la moca? È Bialetti. Siamo nel periodo degli industriali, quindi il periodo della configurazione del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, e quindi Bialetti, tra i tanti prodotti che si creano in quella zona lì, viene creata anche questa moca. E da lì siamo ancora con questo metodo, credo che sia stato effettivamente un prodotto centrato.
e anche se oggi si stanno sviluppando questi metodi con le capsule. Poi accade tantissimo, nascono dei caffè meravigliosi, tra i quali ricordiamo il Gambrinus un poco dopo. Sì, diventa... no, in realtà il Gambrinus è proprio 1860, nasce come Gran Caffè, non come Gambrinus. Sì, quindi... nasce come Gran Caffè e diventa subito, immediatamente, un centro culturale, letterario, certo, politico, certo, della città, certo, no? Certo, diventa proprio una vera e propria caffè house, dove si riuniscono letterati, insomma, personalità importanti di questa città che confluiscono lì e consumano caffè, ma non solo caffè, pasticceria, insomma, c'è di tutto. La trasformazione da Gran Caffè a Gambrinus è sintomatica di quello che poi è la questione politica che si viene a generare dopo il 1860 in poi. Perché poi viene a chiamarsi Gambrinus? Perché con la ristrutturazione dell'epoca Liberty, quindi siamo alla fine del secolo, quasi alla fine dell'Ottocento, si sceglie questo nome perché in Europa ormai le due bevande riconosciute e internazionali sono il caffè e la birra. Gambrinus in realtà è il dio della birra, la divinità della birra, e quindi si vuole creare questa fusione, commistione tra bevanda ghiacciata tipica del nord e bevanda calda tipica del sud. Quindi è una maniera per comunicare questa fusione, questa unità d'Italia, anche attraverso un simbolo che ormai era diventato il Gran Caffè di Napoli, che diventa poi Gambrinus. Angelo, abbiamo detto, e questo lo sanno tutti, che il Gambrinus è stato appunto un centro culturale importante della città, anche perché era praticamente di fronte il Palazzo Reale, la vicinanza al Teatro San Carlo, dove nel Teatro San Carlo c'è passato il mondo praticamente, certo, in quegli anni, certo. È stato un periodo meraviglioso fino a non tantissimo tempo fa, no? Sì, il Teatro San, se parliamo di Teatro San Carlo, la grande storia del Teatro San Carlo si interrompe con l'Unità d'Italia, chiaramente, perché insomma nasce il mito risorgimentale della Scala, dove opera da Giuseppe Verdi senza censura, e quindi quello è un palcoscenico dove in realtà si professa la separazione, quindi la cacciata degli asburgici dell'Austria, e il San Carlo viene messo un po' da parte insieme alla Scuola Musicale Napoletana, che è altrettanto importante, altrettanto occultata dalla storia. Però Napoli è una città che dal 600 fino al 900 ha veramente conformato la cultura occidentale. Insomma, il mio libro io l'ho scritto proprio per questo, quindi non solo parlando di caffè, ma parlando di tutto quello che c'è attorno allo scibile della cultura napoletana, che è qualcosa di veramente fantastico. Ed è molto peculiare il fatto che tutto ciò che è stato creato a Napoli stranamente è stato occultato, e invece poi andandolo a riscoprire se ne scoprono veramente le radici, tutto quello che fa parte di questo modo di vivere oggi conformato. Cioè, se noi pensiamo che il pomodoro è la base della rivoluzione agricola del 700 napoletano, oggi mangiamo spaghetti col pomodoro in tutto il mondo, la pizza col pomodoro si mangia in tutto il mondo. Raccontiamo un pochino che cosa è accaduto di importante nelle sale del Gran Caffè Gambrinus, che poi in origine era grandissimo, molto più grande di come lo vediamo oggi. Sì, quello è il Palazzo della Foresteria in realtà all'epoca, poi è diventata prefettura. In quelle sale basse al piano terra c'era tutto il caffè, il Gran Caffè, no? Poi dopo si è un po' limitato, poi è diventata addirittura banca e si è riconvertita di nuovo a caffè. Quindi ci sono stati particolari momenti, ma effettivamente lì c'è passata veramente la storia. Insomma, quelli sono posti in cui si sono seduti personaggi importanti della nostra storia, dove si è degustato non solo caffè, si è degustato tutto lo scibile della pasticceria napoletana. Quindi oggi è un locale storico a tutti gli effetti. Tra i locali storici d'Italia figura anche il Gambrinus. C'è chi ci ha scritto una canzone, più canzoni, chi ci ha scritto poesie. Ti riferisci ad Annunzio, chiaramente. Sì. A Vucchella, bellissimo. Ma sì, ma sono passati veramente un po' tutti. Di fronte c'è il San Carlo, lo dicevi tu. Il San Carlo è stato il centro del mondo, quindi come non pensare che quando è nato nel 1860 il Gran Caffè, qualsiasi personaggio che sia passato per il San Carlo abbia fatto una capatina di fronte e si sia andato a prendere una tazzina di caffè. Mi sembra abbastanza normale. Oggi nella cultura moderna abbiamo i passaggi dei Presidenti della Repubblica, per esempio. I gestori del Gran Caffè Gambrinus oggi conservano le tazzine, le mettono in vetrina, insomma, diventa quello il simbolo. La tazzina di caffè bevuta e non pulita, con le tracce del caffè ancora incrostate sulla porcellana. Ritornando a questo legame Napoli-Vienna, no, che ha creato molte mirabilie, e una delle tante, per esempio, è il wafer napolitaner, che tutti quanti conosciamo,
Però in pochi si sono spiegati perché si chiama così. Nasce così perché all'epoca le nocciole più famose, più rinomate in Europa erano proprio le nocciole del territorio campano, attorno al Vesuvio, tra Napoli, Avellino e quant'altro. E quindi questo austriaco, Josef Manner, inventa questa ricetta con strati di cialde, strati di crema di nocciola fatta con le nocciole campane napoletane, e quindi crea questo wafer napoletano. E tutto questo si ricollega al caffè, perché poi oggi noi sappiamo che tra le varie modalità di servire il caffè si serve il caffè alla nocciola, no? E all'epoca si gustava il caffè con la cialda, magari proprio col wafer napoletano, quindi diventa proprio un matrimonio tra Napoli e Vienna che è tuttora esistente. Ci sono storie che di questa città vanno raccontate più a fondo, ricordate. Quindi il caffè può essere un punto di partenza, ma poi si apre un mondo veramente ampissimo. Allora, grazie ad Angelo, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo lunedì alle ore 19.